Salve traders, qua un'altra volta Eric Muñoz in Lion Bull Academy. Oggi, prima di tutto, volevo scusarmi che siamo a martedì e ancora non sono riuscito a mettere il video su che dovevo mettere lunedì, però per motivi di lavoro non ho potuto farlo, mi è dispiaciuto tantissimo. Spero di poterlo caricare questa sera, se non massimo mercoledì già lo avremo su, perché poi abbiamo il video il giovedì che bisogna fare. Perciò scusate un'altra volta, veramente è stato fuori dalla mia portata, non ho potuto farci niente. Per adesso sto ancora lavorando in un lavoro che sono 10 ore al giorno che lavoro, quasi tutti i giorni, proprio riposo soltanto per adesso la domenica mezza giornata, il resto dei giorni sto sempre lavorando e le cose che ci sono adesso è quello che ho da fare. Non posso farci niente, sono contento almeno che ho un lavoro e piano piano già comincerò a fare un cambio di lavoro, a continuare più per mettere per YouTube, per investimenti, per aiutare la gente, la trading floor, perciò più avanti comincerò già a muovermi in quel senso, fare live e tutto già. Allora, spero che di far diventare quel lavoro online il mio lavoro principale, così posso dedicarvi più tempo. Dai, andiamo oggi, facciamo una strategia che ho inventato io, l'ho chiamata le scatolette del lunedì. È una strategia abbastanza semplice, e potete chiamarla anche Box Monday, sarebbe in inglese l'ho chiamata, mi piace mettere i nomi in inglese, non saprei come dire le casse del lunedì o scatolette, non so come, vabbè, in realtà il nome è in inglese Monday Box, bene? Dai, andiamo un po' a spiegare come questa strategia, è molto semplice, normalmente noi ogni lunedì, al finita la giornata lunedì, a mezzanotte, prendiamo e disegniamo il quadrato del massimo e del minimo del lunedì. Va bene adesso? E allora sarebbero i nostri punti di entrata, sarebbero se il prezzo rompe e chiude al di sopra della parte di sopra del quadrato, entriamo in compra, se chiude nella parte di sotto del quadrato, entriamo in vendita. Se il martedì, che è quando apre il mercato, non rimane dentro il quadrato, non è che se n'è andato da nessuna parte, allora ridisegniamo anche il martedì il quadratino, va bene? I due quadratini massimo per martedì. Se mercoledì succede lo stesso, già ci dimentichiamo dell'operazione. Se no, martedì disegniamo un'altra volta il quadrato. Quando, per esempio, in questo caso mercoledì rompe e chiude al di sopra, come è successo in questa candela qua, noi entriamo in compra. Lo stop loss sarà l'ATR, il doppio dell'ATR, di quella candela esattamente dove siamo lì, che sarebbe l'ATR, più 10 pips. Il doppio dell'ATR più 10 pips. In questo caso l'ATR era 12, allora il nostro stop loss sarà 12 per 2, che sono 24, più 10 pips, che sono in totale 34. Il nostro take profit possiamo farlo in due modi. O il rischio beneficio 1,2, che è come lo faccio normalmente, o il rischio beneficio 1,5. Con l'1,5 di profitto fa molte migliori operazioni, lo assicuro. Però a me, come piace farlo più con calma, preferisco sempre prendere il doppio, anche se sbaglia un po' di più, però so che alla fine del conto faccio più soldi così, al mio punto di vista. Già, poi a gusto, piacimento di ognuno. A 1,5 vi dico, si fa, le operazioni vanno più a porto che a 1, che a 1,2 del rischio beneficio. Allora, questa era un'operazione. Qua vi faccio vedere un'altra. Lunedì disegniamo massimo e minimo, martedì ci prepariamo per entrare a comprare o vendere, rompe al di sopra, abbiamo fatto una compra, mettiamo stop loss all'ATR, ricordate in questo caso era 11, perciò l'ATR deve essere 32, va bene? Sarebbe il doppio dell'ATR più 10 pips, 32, questo niente, va male, persa, nessun problema. Qua. Lunedì disegniamo il quadrato, rompe il martedì, però perché non sono entrato in questa? È un'altra regola della strategia. Se quando ci appare un'entrata, lo stop loss, quando facciamo il calcolo del doppio dell'ATR più 10 pips, supera i 50 pips, noi non entriamo, lasciamo stare. Già è un'operazione 50 pips, per esempio nel caso che siamo nell'euro-dollaro, è troppo, non ci interessa. E dipendendo attivo si potrà cambiare questa regola, dipende l'attivo, già bisogna studiare il movimento. Io adesso ve l'ho fatta vedere con l'euro-dollaro e preparata per l'euro-dollaro. Poi se volete usare qualche altro attivo già dovete voi guardare un po' la strategia che volete fare, o studiare un po' l'attivo. Qua abbiamo un'altra entrata, molto semplice, vedete, vi fa vedere qua. Lunedì massimo e minimo, nel martedì entriamo e tranquillamente ci ha fatto il nostro take profit e lo stop loss messo lì bene, perciò perfetto, l'1-2. Qua abbiamo un'altra giornata, lunedì non ha fatto niente,
Martedì potevamo essere entrati, però come già mancava un po' al finire della giornata, che quando ha rotto veramente erano le 9 di sera in Spagna, allora ho detto, vabbè, lasciamo stare e prendiamolo il mercoledì. Ho aspettato al seguente giorno, ho fatto il nuovo quadrato del martedì, quando mi ha rotto il quadrato, allora sono entrato. Qua ce n'abbiamo un'altra entrata, come potete vedere, mettete pausa se volete vederla bene, così vedete l'entrata dov'è. Si disegna il massimo e il minimo, io faccio sempre i quadratini, del giorno del lunedì, se no anche il martedì, va bene? Se non, se il lunedì, se il martedì rimane anche incastrato dentro il quadratino del lunedì. E così via. Questa è come funziona la strategia. Come vedete è molto semplice, fate voi backtesting, io l'ho utilizzata questa per adesso, vi dico la verità, in demo. Comincerò a utilizzarla in reale sicuramente a gennaio, dentro di Toro, però già questo dicembre comincerò a utilizzarla in un broker con, in quel broker vi ho fatto vedere quello dove utilizzo per Forex, che c'è un conto con 26 o 27 dollari, vado a cominciare a usarla lì e vi farò vedere tutti i giorni, tutte le volte che c'è operazioni, come sta andando il conto con quel tipo di operativa. E utilizzeremo il rischio 1,5, così un po' più realista per voi, perché uso normalmente l'1. 1-2 rischio beneficio, però come vi ho detto fa più sbagli così, però voglio farvi vedere un po' che l'operazione, che l'attivo funziona bene, perciò ve lo voglio fare un po' vedere così. Dai, se avete qualche dubbio me lo commentate sotto, se vi piacciono questo tipo di video per favore l'unico che vi chiedo in cambio è che le schiacciate al like e vi iscriviate al canale così possiamo arrivare a più gente e così posso anche dedicarmi di più a voi. Dai, un'altra volta grazie mille, veramente è stato un piacere avervi qua oggi. E se avete dubbi ricordatemelo, commentate di sotto, se volete che vi spiego qualcos'altro in più, per esempio, già che siamo, prima che andate via, qua abbiamo fatto il coso, diciamo che facciamo invece dell'1, facciamo l'1,5, se facciamo il rischio beneficio 1, 1,5, già molto prima saremmo riusciti a chiudere l'operazione, perciò è una cosa a tenere in conto se volete operare questa strategia. Andiamo a vedere se ci troviamo qualcuna altra che sia anche uno sbaglio. Per esempio, questa va male. Voi disegnate lunedì in questo coso, ve la faccio vedere, facciamo prima così. Disegnate il lunedì, il massimo e il minimo, che sarebbe questo. Qua, come vedete, rompe e chiude al di sopra, noi entreremo qua in compra. Mettiamo la nostra compra, è una che è andata male, però voglio farvela vedere. Compra. Lo stop loss, vediamo a quant'è, ci abbiamo 11, sarebbero 32. Mettiamo lo stop loss a 32. E come vedete, questa è andata anche male. Va bene? Lì ve lo fa vedere, lì è andata male. Allora, per il resto di settimana lasciamo stare. Qua anche questa è andata male, adesso sono due perse. Allora, se ci avete il rischio 1, 1,5, vi serve un po' per potervi recuperare. 100 dollari vi servono almeno due operazioni, andate bene per poterlo recuperare. Invece con rischio beneficio 1-2 con una sola operazione avete già recuperato. Io preferisco fare 1-2 perché volete o no, come vedete qua c'è uno sbaglio, qua c'è un altro anche che è sbagliata. Potete vedere che non sempre va a buon punto l'operazione. Qua non c'è stato nessuno, lunedì e martedì tutto chiuso, lasciamo stare. Qua è andata bene. Su questa massimo e minimo niente, martedì ci ha fatto un'entrata il mercoledì ed è andata male, come potete vedere. Qua lunedì niente, martedì ci ha dato un'entrata. Possiamo entrare in quella del martedì che sarebbe in questa candela qua. Già che ci siamo, ve lo faccio anche vedere. In questa candela entriamo. Stop loss a 6, 16, 20, 36, 46, proprio giusto, giusto, siamo lì. 46. Il beneficio deve essere il doppio, perciò dobbiamo mettere al 2. E come vedete questa ce l'ha data per buono per un pelo, come si può dire. Allora, consiglio che vi posso dire perché questo non vi succeda. Io personalmente, se il prezzo,
comincia a salire con forza e siamo quasi alla zona di profitto, almeno o chiudere la metà dell'operazione, così già avete fatto un po' di guadagno, se volete. O ci sono vari modi, io vi sto solo spiegando varie possibilità che potete utilizzare nel nostro. Io personalmente la lascio, che se entra, entra, se no, no. Già ci penso così. Ma se volete salvare questo capitale, c'è sempre la possibilità di mettere lo stop loss a break even o con certo beneficio, casomai ritorna giù, almeno non perdete i soldi. Così risparmierete un po' di sorprese. Qua niente, martedì niente, mercoledì ci dà l'entrata. Entriamo mercoledì con il suo stop loss e tutto. Vediamo a vedere, dai. E qua la TR17, questo già 17. Già sono 34. Aspetta. Perché l'ho messo a 46 e 44? Eccoli. 17 pips ancora lì in questa che vi avevo fatto vedere, ancora ci sta. Nel mercoledì l'entrata ci potrebbe ancora stare. Però non la consiglierei neanche questa, però vabbè, facciamo prenderla, dai. Andiamo a prendere l'operazione, che sarebbe questa, è quella che ha rotto, no, ha rotto, sì, questa, ha rotto, ora qua entriamo. 20, 40, giusto, giusto 50 pips. Questa, come vedete, io già la considero troppo grande, la verità sarebbe stato meglio non prenderla, però la pigliamo per farla un po' vedere, 50 pips qua. Ci toccherebbe lo stop loss, va bene? Io vi dico, tutto quello che è al di sopra dei 50 pips, inclusi i 50 pips, lasciamo stare. Avete fatto il conto, vi ha dato 50 pips fuori. Deve essere meno di 50 pips, ricordate. Qua abbiamo un'altra entrata. Questa entrata è buona. Perciò, io ho detto, fate un po' voi le prove. Qua ce ne abbiamo un'altra. L'entrata anche è buona, non ci tocca lo stop loss, però ci rimane aperta. Andiamo un po' a vederla. Long, lì c'è il massimo, rompe su questa entriamo, stop loss, siamo a 16, e 16 sono 32, 42, 42 pips e il target in ratio 2. Come potete vedere, rimane aperta fino al lunedì. Lunedì ce la chiude in profit. Ah, va anche bene. Possiamo poi mettere il seguente e andare così avanti avanti. Dai, spero che abbiate capito la strategia. Se ci avete dubbi, ricordate di domandarmelo. Non vi rubo più tempo. Dai, ciao ragazzi!